Carissime amiche, carissimi amici, bentrovati al nostro appuntamento settimanale. È la 32esima domenica del tempo ordinario. Questa volta il Vangelo di Marco ci propone una pagina singolare. Ascoltiamola insieme. In quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: "Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa." Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: "In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere." Cari amici, il brano di oggi si divide chiaramente in due parti. Nella prima Gesù si rivolge alla folla, mettendola in guardia contro il comportamento degli scribi. Nella seconda invece si rivolge ai discepoli, per attirare la loro attenzione su una povera vedova che dona al tesoro del tempio tutto ciò che possiede. Da un lato Gesù ci dice guardatevi dall'altro invece ci invita guardate a. Allora, guardatevi dagli scribi. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano gli esperti della Torah, possiamo considerarli i maestri della legge, i teologi e i giuristi dell'epoca, quindi conoscevano bene la legislazione, conoscevano le norme, conoscevano la Torah, erano delle persone molto rispettate. E Gesù li rimprovera fortemente di vivere di apparenze, anziché servire Dio, costoro si servono di Dio. Pregano a lungo, dice, per farsi vedere e anziché servire il prossimo, lo sfruttano, arrivando persino a divorare le case delle vedove. Allora è l'opposto esatto di ciò che Gesù ci ha insegnato, vi ricordate domenica scorsa, quando ci diceva che amare Dio e amare il prossimo fanno parte di uno stesso comandamento, non si possono separare. Allora non pensiamo agli scribi di un tempo, ma pensiamo anche agli scribi di oggi. Non guardiamo agli scribi esterni, ma a quelli che sono dentro di noi, perché ciò che amavano gli scribi, probabilmente anche noi lo amiamo, apparire, dare una bella immagine di noi stessi, occupare i primi posti, essere rispettati e onorati dalla gente, magari essere chiamati professor, dottor, egregio, illustrissimo, chiarissimo. Allora, essere in qualche modo un po' sotto i riflettori, questo fa piacere a tutti. E di questi scribi e maestri ce ne sono in abbondanza, vedete, nella società e anche nella Chiesa. La strada dell'apparenza è scivolosa e può facilmente portare dalla finzione alla falsità e dalla falsità poi il passo è breve alla corruzione. Papa Francesco ripete sempre: peccatori sì, corrotti mai. E poi questo verbo, guardate a, è la seconda parte del testo. Vedete, qui lo scenario cambia. Gesù è seduto di fronte al tesoro. Osservava come la folla vi gettava delle monete e dice che molti ricchi ne gettavano in grande quantità. Allora, per orientarci un po', nel tempio c'erano 13 cassette che erano predisposte per accogliere le offerte e ciascuna era destinata a degli scopi specifici, eccetto l'ultima, la tredicesima. E davanti ad ogni cassetta poi c'era un inserviente che controllava e annunciava ad alta voce l'importo donato. Ma venuta una vedova povera, dice, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Chi era la vedova? Era una delle categorie del tempo, quelle persone ritenute più vulnerabili e quindi erano da proteggere insieme con l'orfano, la vedova e lo straniero. Allora questa donna vedova e povera getta nella tredicesima cassetta tutto ciò che possiede e quasi nulla. Ma per lei era tutto questo, era poco. Però rappresentava tutto quello che aveva per vivere. Allora Gesù, ecco che dà questa lezione. Chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: "In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri." Cari amici, il maestro dà questo insegnamento. Guardate a lei. Ecco che cosa intendevo dire quando dicevo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Come vedete, un'altra vedova protagonista.
come nella prima lettura, la vedova in Sarepta di Sidone, che dà tutto quanto le è rimasto per vivere, per lei e per il figlio, l'ultimo pugno di farina che aveva tenuto per sé, lo dà al profeta Elia. Queste due vedove anticipano profeticamente ciò che Gesù farà due giorni dopo, consegnando la sua vita per noi. Un grande insegnamento. Buona domenica a tutti.